Se però ti scorre jazz nelle vene, allora non puoi fare a meno di andare a Fiumicino, dove siamo sul litorale laziale, a due passi da Roma, dove è nata la prima farmacia jazz d'Italia. Una intuizione legata all'amministratore delegato di farmacie comunali e con la collaborazione del maestro Attilio Berni, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Insomma, che succede in questa farmacia? Si ascolta jazz in filo diffusione, ma non solo. Ma non solo, sì, infatti è un'iniziativa che è nata sì, dall'intento di Marco Tortorici, che è l'amministratore delegato di Farmacie Comunali, e da insomma un mio suggerimento, quello di coniugare l'aspetto salutare e di attesa magari durante la fila per prendere e acquistare medicinali, che potesse in qualche modo alleviare, corroborare insomma ecco appunto il momento dell'attesa, non solo ascoltando del jazz ma anche avendo l'opportunità di vedere, visionare, ammirare alcuni degli strumenti più rari mai costruiti, come quello che per esempio è in esposizione in questi giorni all'interno della farmacia, dove c'è una teca predisposta che di mese in mese ospiterà uno strumento musicale, in questo caso un sassofono molto particolare. Ecco, e allora diciamo intanto qual è questo primo strumento musicale, un sassofono abbiamo detto, perché tutto questo è anche legato a un altro evento che ci sarà tra poco, cioè il 7 settembre a Maccarese, proprio lì a Fiumicino, sarà inaugurato il primo museo del sassofono, sempre che la vede in qualche modo protagonista, perché sono è sostanzialmente questa la sua collezione di addirittura circa 600 esemplari, alcuni anche molto preziosi, appartenuti anche a nomi importantissimi del jazz. Sì, assolutamente. Lo strumento esposto in questa occasione è un sassofono Grafton Plastic, che al di là del nome è un sassofono tutto italiano, costruito da un signore che si chiamava Ettore Sommaruga, che negli anni 20 fugge dall'Italia perché è perseguitato da Mussolini, si rifugia in Inghilterra, sbarcando, riparando carri armati e strumenti musicali per le forze armate inglesi, e lì nasce l'idea di costruire uno strumento economico. Con qualche difficoltà, ma che poi sarà portato al successo da un grandissimo concerto di Charlie Parker in Canada, a Toronto, insieme a Max Roach e Dizzy Gillespie, in cui suonerà questo incredibile strumento. È uno strumento costruito in resina ureica, una progenitrice della plastica. Questo e altri strumenti appartenuti anche a musicisti famosi come Sonny Rollins, Rudy Widhoff, Johnny Hamilton, esposti per il primo museo al mondo, che verrà inaugurato il 7 settembre appunto a Fiumicino, in località Maccarese. Tra l'altro con un grande evento ovviamente, insomma anche musicale, no? Sì, è un evento che tra l'altro vede la collaborazione da una parte dell'amministrazione pubblica, che ha inteso concedere uno spazio museale in modo che potesse essere allestito e insomma il patrimonio rappresentato da questa collezione potesse essere condiviso con la comunità, e dall'altra parte appunto importanti sponsor come la Selmer francese, come la Borgan italiana, come la Daddario, o partnership come appunto le farmacie comunali di Fiumicino, insomma, che tutti hanno inteso coniugare i loro sforzi, le loro finalità nella costruzione di questo museo. Il giorno di inaugurazione vedrà protagonisti Jacopo Taddei, che è l'astro nascente della musica classica, ma nel contempo anche un consolidato artista internazionale come Rosario Giuliani. Quindi una serie di eventi musicali molto importanti per l'inaugurazione di questo grande museo, il primo al mondo dedicato a questo strumento. A proposito di questo strumento, io chiederei alla nostra regista Roberta Di Casimiro e a Gabriele Cagliazzo se fanno partire una traccia che abbiamo preparato. Adesso non so se lei, ascoltandoci al telefono, probabilmente non riuscirà a distinguerla subito, comunque le dico subito io che si tratta di un pezzo molto celebre del 1960 di John Coltrane, che dedicò alla sua prima moglie, Naima.
Allora, forse sarà anche questo, sì, uno dei... è un pezzo storico assolutamente. Chissà se è una delle canzoni che si potrebbe, dei pezzi che si potranno sentire, per esempio in questa, nella farmacia di cui parlavamo poco fa. Adesso abbiamo al telefono Marco Tortorici, della farmacia sociale Isola Sacra di Fiumicino. Tortorici, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, come nasce questa iniziativa? Potremmo sentire forse anche Coltrane mentre siamo in fila al banco? Sì, certo. Allora, noi nasciamo nel 99 come farmacie sociali, quindi la voglia di unire reddito d'impresa a servizio della gente, quindi non anteporre il guadagno rispetto alla qualità del servizio che viene offerto e ai servizi offerti. E nel corso degli anni sono state diverse le iniziative che abbiamo intrapreso. Al momento abbiamo creato questa grande unione, questa grande intesa col maestro Berni, sia perché il Comune di Fiumicino sta vivendo un momento unico, un momento di grande visibilità a livello nazionale, e riteniamo anche che si possa allietare l'attesa dei nostri clienti, un po' come si fa in aeroporto, dove si mette a disposizione un pianoforte e chi meglio sa usare le mani le mette a disposizione degli astanti. Così noi abbiamo pensato di voler un po' soffocare l'irascibilità, la rissosità, il nervosismo che spesso assistiamo nelle nostre lunghe file, allietando proprio e rasserenando gli animi col jazz, che ben si presta a rimodulare respiro e battito cardiaco. E quindi già da questi primi giorni abbiamo notato incredibilmente un rasserenamento degli animi e un ascolto molto molto interessato. Quindi c'è anche cultura, ma anche un aspetto terapeutico, diciamo, in questa iniziativa. Una valenza appunto terapeutica e una valenza anche per noi stessi operatori di poter insomma lavorare in un clima migliore, un po' come i camici verdi nelle camere operatorie hanno permesso di ridurre la quantità di anestetico, perché è dimostrato che calmano il paziente e calmano il personale preposto, diciamo, un atto chirurgico importante. Così pensiamo che la musica possa veramente infondere e rasserenare diciamo in persone sofferenti, in pazienti, un momento di relax. Senta Tortorici, parlava prima di farmacie sociali, ha detto noi nasciamo nel 99, facciamo capire agli ascoltatori che magari non lo sapessero che cos'è una farmacia sociale e se possiamo anche un panorama italiano. Allora, il panorama italiano è un pochino laconico, non lo diciamo con orgoglio ma lo diciamo un po' con rammarico, perché purtroppo il concetto di farmacia è troppo legato ancora, purtroppo lo diciamo, concetto di casta, a un concetto di un sistema professionale abbastanza chiuso. Quindi noi nel 99 nasciamo proprio volendo un pochino portare un elemento innovatore, che è quello di assicurare prima la qualità del servizio e poi, se all'azienda rimane e ci possa coniugare anche reddito d'impresa, ben venga. Questo non significa partire già con un progetto fallimentare, perché noi abbiamo appena chiuso l'ultimo esercizio con 4 milioni e mezzo di fatturato e abbiamo assicurato circa 200 mila euro di utile, quindi non è una politica in perdita, insomma, ma una politica che guarda con un occhio all'utile, però nel rispetto della dignità della persona e nel rispetto soprattutto del diritto della cura che i nostri cittadini hanno. Quindi farmacia sociale essenzialmente significa pensare agli altri, ma soprattutto perché diciamo siamo gli unici, perché nessuna farmacia in Italia purtroppo ha legato il proprio statuto e cioè, ha pensato un proprio statuto che permettesse che il 5% degli utili in modo sistematico venisse girato alla città. Quindi il nostro concetto di socialità, al di là del ben pensare anno per anno, è proprio strutturato. Noi il 5% degli utili vengono girati alla città di Fiumicino, che ben gode, diciamo, di queste risorse per poter fare quei piccoli interventi che spesso l'amministrazione non riesce a fare. Invece, disponendo di questi fondi, si può aiutare la piccola famiglia che ha delle difficoltà o riportare allo splendore un giardino abbandonato. Grazie Marco Tortorici, amministratore delegato di farmacie comunali, la farmacia sociale di Isola Sacra, e al maestro Attilio Berni, sassofonista, clarinettista, docente, collezionista, appunto, che è il deus ex machina di questo museo del sassofono, che aprirà il 7 settembre a Maccarese e che sta dietro anche a questa iniziativa della prima farmacia jazz in Italia.